C'è un altro amico che è venuto a trovarci questa sera. Sono un fotografo di montagna. Cammino dentro e fuori le cime. Ne respiro l'essenza. Non ho mete, non ho percorsi. Seguo la luce e le nuvole che corrono. E il vento mi accompagna. Vogliono le montagne parlarmi di loro, così io che possa raccogliere ogni loro storia in ogni mio piccolo frame e possa dire ad altri della loro bellezza. Le Dolomiti per me sono la mia anima, sono il mio racconto, la mia storia. Ci sono cresciuto e mi hanno insegnato a vivere, a comportarmi e a capire che il mondo in cui viviamo è il mondo che dobbiamo salvaguardare, non solo per noi ma per quelli che verranno. Questo video che mi è stato registrato 3 mesi fa, quasi a tradimento, da Andrea e Alessandro, che mi hanno messo al muro, mi hanno detto: ripeti quello che sei e dimmi qual è il tuo pensiero sulle Dolomiti. Racchiude un po' quello che vuole essere un fotografo di montagna. Io sono un fotografo di montagna. Un fotografo di montagna che è diverso da fotografo di montagne. Poi magari un giorno entreremo in questa piccola differenza, la differenza che una vocale fa da una A a una E. Però questa sera non c'è grandissimo tempo, quindi volevo spiegarvi un attimo il perché di quelle parole che ho scritto una sera, un'intuizione. Mi è venuto così quando qualcuno mi ha chiesto: ma cos'è un fotografo di montagna? Quindi io sono un fotografo di montagna e cammino dentro e fuori le cime. Perché un fotografo di montagna entra nella montagna, ci entra e deve respirarne l'essenza, deve capire quello che gli arriva, l'anima della montagna. Quindi non ha mete, non ha percorsi, perché lui entra dentro e fuori le cime o dentro e fuori le crode, come si dice qui a Cortina, e segue la luce, segue le nuvole, e a seconda di come le nuvole si muovono lui va e cerca di raccontare una storia, cerca di catturarne l'anima per poi trasmetterla ad altri. Questo è un po' il senso, perché poi il fotografo di montagna ovviamente cerca di mettere tutta la storia che lui sente ogni volta che lui va per montagne dentro questo piccolo frame. Io lo chiamo frame perché scatto in pellicola, in bianco e nero, perché mi piace. È un modo di fotografare, è una filosofia, perché ti avvicina alla montagna, ti fa perdere il tempo, non hai bisogno di scattare uno scatto dietro l'altro, hai la pellicola, aspetti, guardi la luce come si muove e poi quando senti l'intuizione che ti arriva, tac, provi a fare quello scatto che va nel frame, che poi tu svilupperai magari dopo 3 settimane. Quindi già al momento di vivere quell'esperienza, quello scatto, il tuo processo di conoscenza della montagna è già avvenuto. La fotografia forse è qualcosa che potrebbe anche non esistere per me, perché io il mio percorso l'ho già fatto. Sono già stato dentro la montagna, ne ho capito l'essenza, lei mi ha raccontato questa storia e io l'ho messa dentro quel frame. Poi qualcuno magari un giorno la vorrà vedere. E questo per me è essere fotografo di montagna. Fare delle fotografie che poi le guarderà qualcun altro. E quel qualcun altro deve capire qual è il valore di quella montagna, della bellezza, del patrimonio che noi abbiamo. Come hanno fatto i grandi fotografi fino adesso. Cioè, tutti conoscono, presumo, il grande Ansel Adams, da cui noi tutti prendiamo a piene mani la storia e l'esperienza, e che grazie alle sue fotografie, grazie al suo impegno nell'ambiente, è arrivato a portare il governo americano a creare molti parchi in cui noi andiamo adesso e tutti ne possono godere e fruire. Quindi il fotografo di montagna è investito di una grande responsabilità: cercare di trasmettere ad altri quello che è la bellezza del posto in cui viviamo. Questo è fondamentale, lo si fa con le parole, ma la fotografia è comparabile. Io quando vedo un paesaggio lo capisco subito, e quindi ogni volta che noi andiamo per montagne cerchiamo di prendere quella che è l'anima della montagna, metterla nel frame e metterla lì affinché qualcuno 100 anni dopo lo possa vedere, capire che è bello, faccio un'altra fotografia e rimandarla avanti nel tempo e raccontare le storie. Io per questa serata su Deodati Dolomie non sapevo cosa dire, cioè cosa fare, perché personaggi femminili in questo ambiente, io non posso certo far vedere delle fotografie di grandi alpinisti, perché non è il mio compito, non posso raccontare grandi alpinisti, perché ci sono altre persone che lo fanno meglio di me.
E quindi sono andato, come ho fatto spesso in questi anni, per capire la montagna, anche dallo filosofico, dal racconto del sublime, cosa vuol dire essere natura, la natura che terrifica, che ci attrae allo stesso momento. Sono andato fino alle leggende delle Dolomiti, fino al regno di Fanes, che ho trovato un racconto bellissimo, che secondo me, se Peter Jackson lo scoprisse, altro che saga del Signore degli Anelli, potrebbe fare una trilogia bellissima sul regno di Fanes. Il regno di Fanes che ha come protagonisti la maggior parte donne: Dolasilla, Merisiana, Imberia, sono tutte principesse e regine che sono protagoniste in positivo. E allora sono andato a scavare e ho trovato questo libro, uno dei libri che è il libro dei Monti Pallidi, che penso che qualcuno di voi conoscerà, per prendere ispirazione e fare qualche fotografia da presentarvi più avanti. E ho trovato questo bellissimo racconto che è Le nozze di Merisana, e che proprio parla di questo luogo, di Cortina. E ho tratto alcune immagini per leggerle insieme, per poi arrivare alle fotografie finali. E parla di questa regina Merisana che viveva in Val Costeana, che voi conoscete bene, presumo. La Val Costeana scende dal Falzarego, sotto le Tofane, vicino alle Cinque Torri. E poi si arriva in un posto bellissimo, che attualmente è Fedarola. Sotto c'era una palude che si chiamava Col della Merisana, proprio perché derivava dal nome di questa regina. Ma magari leggiamo un attimo come questo libro di Wolf, che questo signore di Bolzano, che a cavallo del 900, 800, 900 ha recuperato tutte le leggende di Fanes e le ha messe in questi due libri. E come descrive lui questo bellissimo posto? Dice: la più bella vista si gode da una collinetta erbosa, sulla quale si trova una capanna rovinata, il Cason de Cai. Un tempo la collina si chiamava Col della Merisana. Poco lontano scorre il Rudera Vergines, il torrente delle Vergini. I vecchi ampezzani raccontano che il torrente era stato dato quel nome perché era abitato dalle ondine. D'estate, sul mezzogiorno, esse uscivano volentieri dall'acqua e venivano a passeggiare sul Col della Merisana. Un giorno il re dei raggi, che arrivava dall'Antelao, vede Merisana uscire dall'acqua a mezzogiorno e cerca di parlarci, ma non ce la fa, perché Merisana, subito impaurita, ritorna nell'acqua. Allora, sconsolato, se ne va. E un giorno, parlando col re della Stoires, che era il re che arrivava dal gruppo degli abitanti della Stone di Formin, i Lastoi, la Stoires, racconta la sua tristezza per non poter parlare con questa Merisana, perché aveva visto che era bellissima. Allora il re, ve la faccio veloce, il re della Stoires dice: guarda, tu devi venire qua a mezzogiorno Merisana esce, quando tu vedrai uscire Merisana potrai parlarci. Allora lui il giorno dopo torna a mezzogiorno, vede Merisana uscire e inizia a parlarci, si innamora subito di questa bellissima regina, ci parla un giorno, due, tre, una settimana, e alla fine gli chiede di sposarla. Merisana, che era una regina bellissima, aveva tutti a sua disposizione, gli alberi si inchinavano, i fiori si aprivano, le cascate erano fragorose ogni volta che lei usciva, cosa fa? Gli dice: guarda, io vorrei sposarti, però sono felicissima per quello che ho, ma sono anche tristissima, perché io so che ci sono al mondo tantissime creature che soffrono, sono tristi e non hanno quello che posso avere io, e vorrei che almeno nel giorno del mio matrimonio fossero tutte felici. Allora la Redra ci dice: ma un giorno intero è impossibile. Allora si riunisce con i suoi saggi, i quali dicono: no, guarda, è impossibile, né un giorno né mezza giornata, però facciamo che a mezzogiorno del giorno in cui ti sposerai tutte le creature del mondo saranno felici. Allora Merisiana accetta, e a mezzogiorno del giorno dello sposalizio tutte le creature del mondo furono in quel momento felici e non ci fu neanche un dispiacere. Sarebbe bello se fossero matrimoni così oggi. Allora arrivano i nani, arrivano tutte le tribù, tutti i gruppi, dall'Antelao, dal Pomagagnon, dai Duranni, verso la Valbelluna, dalle valli ladine, e tutti portano fiori. Merisana non sa cosa farsi di questi fiori. Allora i nani dell'Armadia cosa fanno? Con tutti questi fiori e i petali e le foglie costruiscono un nuovo albero, e creano il larice. Però siccome questo larice
era fatto di fiori che erano freschi e quindi si consumavano subito, cosa fanno? Prendono il grande velo da stoffa veneziana e glielo mettono intorno. Ed ecco perché il larice in autunno perde queste foglie, questi aghi. È il velo di veneziana che ogni autunno perde. Poi ogni estate e ogni primavera si ricrea. E allora cosa succede? Alla fine sono tutti felici e contenti e la favola chiude così. Quanti anni sono passati da quel giorno lontano? Nessuno potrebbe contarli. Ma i pastori ricordano ancora oggi la storia delle nozze di Melisana e della serena pace goduta allora da tutte le creature viventi. Pace ancora oggi, non del tutto svanita dalla natura, che la sentì in quel giorno così profondamente. Se nella calma augusta di un meriggio d'estate voi vi indugiate sotto i larici lucenti ammirando le vette luminose delle Dolomiti, potete ancora sentirvi alitare intorno, come carezza leggera di un visibile silfide, lo spirito sempre vivente della dolce regina delle acque e dei boschi. E io a questa immagine, a questo racconto, mi sono ispirato per abbinare alcune immagini che io sto facendo in questi anni, perché sto facendo un libro sulle Dolomiti tra immagini e racconto, proprio che si chiama. E ho preso le ultime foto che trattano appunto della regina delle acque, un filmato che dedico a tutti voi, a Meresiana, ad Andrea, ad Acia, a tutte le donne presenti e ovviamente a tutti voi. Però magari su una cengia, su un tratto molto stretto è un po' difficile magari come equilibrio. Poi appoggiamo qua e vediamo poi quello che viene fuori, ok? Voilà. Tac. Togliamo questo.